Michel Panatti a commentare questo pareggio, insomma, che ha fatto un po' di delusione, creato un po' di delusione. Una vittoria oggi avrebbe detto una parola importante sul campionato. Sì, c'è un po' di delusione per il risultato. È stata una partita dura, loro erano belli compatti, noi abbiamo lasciato qualcosina oggi, è stata una battaglia, però ci prendiamo questo punto e lo portiamo a casa. È stato un primo tempo brutto del Pergo, non ci si lo aspettava, insomma, dopo la bella gara del derby, meglio il secondo tempo, ma insomma forse che ha determinato di più è stato il primo. Sì, abbiamo fatto fatica il primo tempo, loro ci hanno chiuso bene, abbiamo fraseggiato poche volte, quelle poche volte siamo arrivati comunque sulla tre quarti, abbiamo creato qualche pericolo a loro, poi secondo tempo loro sono calati anche come ritmo, noi ci siamo alzati e siamo riusciti a creare qualcosina in più. Appunto accennavi questo fatto del gioco, insomma sembra che sia un po' incalando il gioco del Pergo nelle ultime partite, anche classe, anche nel derby vinto, insomma si cerca sempre costantemente o Cazzamalli o Bortoluz col lancio lungo. Ma a classe come era obbligatorio, ecco, a classe era obbligatorio, oggi avete ragione. Nel derby comunque secondo me sì, loro palleggiavano, però partita finita 2-0, oggi non posso che darti ragione, abbiamo lasciato qualcosa a loro. Rimane la nota positiva, insomma, che il vantaggio rimane invariato. Sì, di là c'era una sfida molto importante, per fortuna hanno pareggiato e il distacco da loro è rimasto sempre 6 punti.